Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, il titolo di questo video si chiama Che cosa è cambiato? Perché effettivamente penso, non so se sono sovraesposto oppure no, boh, magari sono sovraesposto, magari no. Penso che qualcosa sia, boh, cambiato in questi mesi. E ve ne parlo, ve lo racconto mentre disfo lo zaino della Via degli Dei che ho appena concluso, ultimo trekking guidato dell'anno con un gruppo fantastico. Ci siamo divertiti un casino, è stato veramente bellissimo, nonostante la preparazione, diciamo un po' all'ultimo minuto, è venuta una bomba. Quindi mentre cerco di fare un po' di ordine, appunto nel mio zaino, vediamo di fare un pochino di ordine riguardo la questione dei video, delle cose, dei video che escono, dei video che vorrò fare uscire, di cose cambiare. Sento sinceramente che qualcosa è cambiato e boh, anche fare, cioè l'anno non è ancora finito, però sento che quest'anno è stato un anno strano, è stato un anno di tanti cambiamenti, di tante cose che sono successe. Prime cose che sono successe sono stati i nuovi trekking che ho fatto in Giordania, è stata il videocorso che ho fatto, l'alluvione. E prese di posizione, diciamo, riguardo temi ambientali e l'idea di dover divulgare di più certe cose. Allora, partiamo da, per esempio, trekking che si sono fatti, trekking che non si sono fatti e il fatto che, fatti di fatti, che fare trekking guidati, come quello che ho appena fatto sulla Via degli Dei, è diventato fondamentalmente parte, se non il mio, tra virgolette, lavoro principale. La guida della Via degli Dei, che tantissimi di voi hanno acquistato, ha sicuramente dato una buona spinta alla mia indipendenza economica che già si stava costruendo e al fatto che appunto il mio lavoro non è, non, cioè, il mio lavoro non è principale fare video su YouTube, cioè fare video su YouTube è, non lo so se nell'ultimo periodo mi sono divertito a fare video su YouTube, forse quelli del cammino, sto tutto umido, quelli del cammino portoghese sì. Ah, giusto, poi c'è un progetto. Riassumendo, sento di aver fallito un sacco di cose quest'anno, tantissime, tantissime cose. Sento di non aver raggiunto tutti gli obiettivi che desideravo raggiungere e sento di aver scazzato un sacco di cose. Quindi andiamo per ordine. Appunto, cosa è cambiato? Il fatto che il mio lavoro principale, tra virgolette, sia diventato appunto scrivere guide di trekking e, oddio, ma la roba è tutta umida, e portare la gente a fare trekking, portare la gente a fare trekking in tenda. L'anno è partito da Dio perché c'è stata la Via degli Dei, sono andato in Finlandia con Seba, abbiamo fatto un trekking pazzesco, poi c'era il trekking in Giordania, anzi tutto è iniziato col trekking in Giordania quest'anno, ma poi è successa una cosa, un evento abbastanza grosso che secondo me ha dirottato tutti i piani dell'anno, ovvero l'alluvione in Romagna, che ha preso praticamente tutto maggio, mi ha preso tutto, mi ha proprio preso, mi ha strappato via tutti i miei piani, tutte le cose che volevo fare a maggio. E da lì sento che è andato tutto un po' a rotoli. Questo perché? Perché io avevo un progetto importante, volevo fare, c'è una cosa grossa che volevo fare, che da tanti anni che sento di voler fare un trekking grosso, tra virgolette. C'è sempre stata l'idea del Pacific Crest Trail, c'è sempre stata l'idea appunto di andare magari negli Stati Uniti a fare un grande trekking, stare via tanti mesi. E quindi mi era venuta, anche questa da lavare, non l'apriamo che fa schifo, mi era venuto l'idea di fare un progetto. Anni fa, nel 2020, 3 anni fa, volevo fare il Sentiero Italia, ma l'idea di fare il Sentiero Italia è gradualmente, si è disidratata, è calata, non mi ha più attirato per vari motivi, dal fatto che la linea del percorso non mi ispirasse, che passasse magari, non fosse l'esperienza, tra virgolette, nel wild che desideravo. E mi sono detto, se devo stare via 6 mesi e fare qualcosa che ora non voglio più fare davvero, no, non ha senso, cioè non è qualcosa di sostenibile. E quindi mi sono detto, c'è una cosa sulle nostre in Europa. Le Alpi, voglio attraversare le Alpi, voglio poter
conoscere in prima persona tutto il nostro arco alpino. E quindi il mio progetto per quest'estate è in 2 mesi di fondamentalmente attraversare le Alpi da Trieste a Ventimiglia, non seguendo il Sentiero Italia, non seguendo la Via Alpina Rossa, facendo un po' un mix e salute. E questo era quanto. E tutto, metà diciamo del percorso era già stato organizzato, quindi dovevo semplicemente iniziare ad allenarmi, a capire come riuscire a montare i video mentre ero sul trekking. Tutto questo è stato spazzato via dall'alluvione, perché io mi sarei dovuto preparare maggio e giugno per iniziare il mio allenamento anche fisico, perché non mi sentivo... volevo fare le cose per bene, cavolo, per una volta in cui volevo fare le cose per bene, non lasciare tutto al mio solito pressapochismo. Niente, un mese completamente puff, svanito nel nulla. È la terza volta che registro questa clip e inizio ad essere un po' stanco. Quindi, allora, la questione è questa. Riassumendo, dato che l'ho già detto 4-5 volte, non sono riuscito a organizzarmi per tempo e non ho avuto modo di ragionare e organizzare, perché volevo fare un video al giorno sulla traversata delle Alpi, e quel mese mi ha completamente prosciugato, anzi posso quasi dire che è quasi l'ultima volta in cui mi sono sentito davvero utile. Poi uniamo al fatto che il corso su come organizzare i trekking da zero, mi sono divertito un sacco a farlo, è stato strafigo poter mettere tutte le mie conoscenze in quel corso, però le critiche gratuite che ho ricevuto, per esempio, mi hanno veramente... cioè, fatto un po' male, e non, da quel punto di vista non sono rimasto soddisfatto, mi sembra di aver creato qualcosa che alla fine non è servito a nessuno. Inoltre... cioè, è brutto, poi mi dico, ah, non sono bravo a fare il mio lavoro, perché il lavoro dello youtuber, il lavoro... di chi sta online è fatto anche per ricevere le critiche cattive che non sono costruttive, e quindi doppiamente. Per cui tutte queste cose, unite al fatto del fatto che poi non ho organizzato trekking quest'estate per via del fatto che mi ero tenuto quei 2 mesi, luglio-agosto, per fare la traversata delle Alpi, e che poi abbia preso la posizione di non prendere più aerei e di favorire il treno durante i prossimi trekking, questa è una cosa che mi è venuta in mente sul cammino portoghese, riguardo al fatto, ma io faccio abbastanza per divulgare le tematiche ambientali, per, cioè, faccio qualcosa per diminuire il caos che c'è nel mondo, e tutti questi pensieri fondamentalmente mi hanno un filino turbato. Ma che cosa volevo dire in tutto ciò? Che arriviamo adesso a questo punto, in questo momento, in cui per esempio non sono neanche soddisfatto del video che ho girato del ritorno in treno. Questo perché sento di aver mancato, tra virgolette, certi temi che erano in realtà la base della mia scelta, ed è diventato un grande vloggone. Quindi, cosa è cambiato? Un sacco di cose. Dall'alluvione sono cambiate un sacco di cose. Sento di essere probabilmente cambiato anche io, diciamo. Questo perché non sento di stare più facendo quei video, tra virgolette, leggeri, cazzoni, spensierati, che mi piacevano. Mi divertivo a fare. Quindi, cosa succederà da qui in poi? No, niente, in realtà avevo bisogno di fare sto video. Ho ancora un sacco di video del furgone da montare. In realtà ho già vissuto il furgone è già praticamente finito, solo che sono rimasto stra indietro con i video del furgone. Penso di dover magari ritrovare quella leggerezza, quella spensieratezza che contraddistingueva i video che mi piace riguardare il mio canale. Cioè, non li riguardo come boost di ego per dire, oh, quanto sono fico, no. Cioè, penso di aver fatto dei video che mi piace davvero riguardare. E quest'ultimo trekking che ho fatto, la Via degli Dei, con il gruppo, mi ha in realtà dato un sacco di energia. Cioè, ne ho parlato
parlato con i ragazzi di questa cosa. Aggiungiamo a tutta questa lista una cosa che mi ero dimenticato, ovvero mi è venuta una tendinite al tendine d'Achille sinistro, per la quale, cioè, ho avuto abbastanza male per un mesetto e mezzo. Questo è successo durante il cammino Santiago Portoghese. E quindi a sua volta questa cosa qui, ma riuscirò a organizzare i trekking guidati, ma sarò fisicamente in grado di fare queste cose. E adesso che vengo dalla Via degli Dei col gruppo, devo dire che mi ha dato un pochino fastidio, ma non dolore. Questo però perché mi sono messo a fare degli esercizi che ho elaborato con un fisioterapista. E anche questo stato mentale di essere sempre in allarme, in allerta sul mio corpo, se ce la fa, se non ce la fa, e seguire, e cercare, perché poi spesso non ce la faccio ad allenarmi, forse perché più che altro sono pigro e disorganizzato, più che perché per mancanza di tempo, forse mi faccio troppe pare io. Non lo so, adesso per l'inverno mi piacerebbe provare a traslare il corso che avevo fatto online, boh, provare a farlo in presenza se qualcuno è effettivamente interessato. Magari è più interessato a farlo in presenza, con la possibilità di parlarne, di discutere di tante cose tutti insieme, oppure di creare, organizzare meglio l'anno prossimo con i trekking, anche con i trekking da fare in treno, cioè. Andiamo in Finlandia, andiamo in Lapponia, in Svezia a fare il Kungsleden, il cammino dell'orso in treno. Adesso alla fine è diventato un video a che cosa farò in futuro, come fanno tutti gli youtuber. Vorrei lavorare ad una guida che anche lì tengo in sospeso dal 2019, ovvero una guida sul cammino di Santiago francese, il quale spero, rivivendolo nella mia mente, ricamminandolo per descriverlo e per creare qualcosa che possa essere utile a voi che lo volete andare a fare in futuro, che mi riporti a quei momenti di spensieratezza in cui alla fine la cosa più bella era fermarsi in un campo a mangiare la piadina fredda in Spagna. Ci vediamo col prossimo video. Ciao ciao!